Malviventi che bussano alla porta travestiti da falsi dipendenti o tecnici per entrare in casa e derubare gli anziani soli, oppure ladri che si spacciano per amici dei figli e che agiscono via telefono. Sono tanti i casi di truffe agli anziani che sempre più spesso si ascoltano anche nell'agro nocerino sarnese in provincia di Salerno. Gli anziani, oltre a subire il danno economico, si trovano ad affrontare il trauma psicologico dell'invasione della propria privacy e soprattutto il senso di colpa di essere caduti vittima di una truffa. Per questo è importante sensibilizzare e informare gli anziani sugli accorgimenti da adottare per evitare di essere truffati. I criminali fanno leva sui sentimenti, come l'amore di una madre per i propri figli, ma anche sulla fragilità fisica e non solo di chi, come gli anziani, si sente ormai relegato ai margini di una società che non riesce più a capire. Per far fronte ai raggiri, il consiglio che più volte viene rilanciato anche dalle forze dell'ordine è di diffidare di chi suona alla porta senza appuntamento, specialmente se si presenta come un tecnico o un ispettore di enti come INPS, INAIL o ASL. Inoltre è importante tenere presente che le aziende di servizi come gas, acqua o telefono non si presentano mai senza prima aver avvisato telefonicamente e annunciato la visita. Per contrastare queste ed altre truffe agli anziani, il comune di San Valentino Torio ospiterà un'iniziativa con la presenza dell'Arma dei Carabinieri. Il tenente colonnello Gianfranco Albanese, comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, sarà in visita per fornire istruzioni utili alle persone più sole e indifese, come i nonnini, per prevenire le varie tipologie di truffe che persone poco raccomandabili possono praticare a loro danno. Un'azione di informazione e sensibilizzazione fortemente voluta dal sindaco Michele Strianese nei confronti dei cittadini e soprattutto degli anziani, che può davvero essere utile ad evitare situazioni incresciose. Ma soprattutto rispetto alle aspettative della parte produttiva.